quale motivo, ieri, visto che tutti lo chiedono, i nostri ascoltatori oggi ci hanno solo scritto per sapere il motivo per il quale gli After Hours ieri non sono saliti sul palco di Piazza San Giovanni. Cosa è successo? In realtà, appunto, noi intanto approfittiamo dell'occasione ancora una volta per scusarci con chi ci segue, chi era venuto per vederci ieri. La verità è che noi, appunto, all'interno del 1° maggio siamo stati un po' così vittime di una disorganizzazione abbastanza latente, anzi direi più che visibile, e alla fine ci hanno spostato, chissà perché solo noi, sempre più in là nel tempo, proponendoci proprio in ultima analisi suonare dopo mezzanotte e quindi di intanto saltare la diretta della TV, però chi se ne frega, cioè di registrarla e poi mandarla dopo l'una di notte, eccetera eccetera. E da un certo punto di vista, al di là del trattamento, volevamo suonare comunque per la gente, piazza, che era per la piazza, certo, solo che parlando con i tecnici ci hanno detto che dopo la mezzanotte avrebbero abbassato i master perché non avevano i permessi, per cui era una presa per i fondelli, una insomma. Doppia beffa, era una doppia beffa, e per oltre che umiliati saremmo stati anche così sbeffeggiati. E quindi vabbè, non è che c'è stata una scelta, non ce l'avevamo una scelta. A me spiace perché la gente non si rende conto di quello che succede nei dettagli, non è lì. E quindi è anche giusto che sia così, la gente non deve rendersi conto, non è, e quindi ci scusiamo comunque, però purtroppo non è dipeso da noi e ci dispiace che ci siano, che si siano nate delle polemiche sul fatto che noi volessimo non suonare. Noi avevamo settimane di preparazione, 20 persone di entourage che poi noi dobbiamo pagare perché non sono nostri zii e nostri fratelli. Eravate da giorni a Roma. Eravamo da giorni a Roma, abbiamo studiato una scaletta, abbiamo noi perso un concerto davanti a 500.000 persone, noi perso una diretta, cioè comunque il disagio nostro non è stato indifferente, non è che abbiamo stappato la bottiglia di champagne e abbiamo detto andiamo a berla da un'altra parte, non è successo così. Quindi ci rendiamo conto, però c'è amarezza perché sappiamo che la gente comunque ha fatto le ore per venirci a vedere, e quindi ci scusiamo comunque, anche se non è dipeso da noi.